Trasferta a Melito Porto Salvo consentita anche ai tifosi del Messina presenti in buon numero al Saverio Spinella. Subito soddisfazioni per loro grazie alla splendida rete di Giorgio Corona con questa conclusione secca al nono minuto. Al 27esimo arriva però il pareggio dei padroni di casa su calcio di punizione realizzato da Citro. Colpevole nella circostanza il portiere Rossi Pontello. Poi il finale di tempo è tutto per il Messina, conclusione di Corona su cui è bravo Nucera, poi la replica dei padroni di casa con Pirro che non riesce a deviare in rete, infine la conclusione al lato di Cocuzza. Ancora una chance per la squadra giallorossa, il colpo di tacco, il traversone in mezzo, il colpo di testa di Koulibaly che termina a lato. La ripresa si apre con il vantaggio della Valle Grecanica, il controllo forse con un braccio di Pirro, pallone messo in mezzo, sbuca il solito Citro che brucia Caldarella e deposita il pallone alle spalle di Rossi Pontello. 2-1 per la Valle Grecanica, la replica del Messina, destro secco di Corona, gran parata di Nucera. Poi il Messina rischia di subire il terzo gol, Pirro lavora questo buon pallone, mette in mezzo, arriva Ike, ottimo il controllo con il sinistro, poi però sbaglia la conclusione a botta sicura. Bertoni allora corre ai ripari, inserisce Grillo al posto di un difensore, occhi pinti, Messina che guadagna qualcosa in fase offensiva, lo stesso Grillo si procura il calcio di rigore che però l'arbitro Opramolla di Salerno gli nega. E la Valle Grecanica ha l'opportunità di segnare il terzo gol, Pirro si allunga il pallone e l'occasione sfuma. Grillo su punizione impegna il portiere Nucera, poi arriva lo piccolo che tocca la sfera, rimane a terra il portiere, non si sente l'intervento del direttore di gara, i giocatori rimangono lì, ecco si avvicina l'arbitro, il portiere si rialza, non sembra abbia fischiato il direttore di gara il calcio di punizione, allora il portiere sta per rimettere in gioco, il più lesto di tutti è lo piccolo che insacca, sarebbe gol come sostiene anche il collaboratore, allora tutti i giocatori a sentire appunto la versione del collaboratore e quella dell'arbitro che invece fa riprendere il gioco con un calcio di punizione assegnato alla Valle Grecanica per il precedente intervento di Lopiccolo. Passano 2 minuti e il Messina trova il gol del 2-2 grazie a questa inzuccata di Corona che allunga il precedente colpo di testa di Koulibaly. 2-2 al 27esimo e gara rimessa nuovamente sul giusto binario. Fanno feste i tifosi del Messina che avrebbe l'opportunità di trovare anche il terzo gol. Prima sbaglia Cocuzza, poi Koulibaly e infine l'ultima opportunità capita sui piedi di Cocuzza, rovesciata che si conclude sulle spalle però di Dall'Oglio. Termina 2-2, la prima trasferta di un doppio turno esterno consecutivo, non il massimo, il Messina comunque rimane in corsa per il primo posto.